Ogni anno a Martellago si svolge la Castellana, un percorso che ci porta a scoprire alcuni aspetti storico-culturali del territorio. L'evento, organizzato dalla Proloco di Martellago in collaborazione col Comune e col patrocinio di Provincia e Regione, quest'anno è stato interamente dedicato alla Grande Guerra del 1518. In un itinerario all'interno di Villa Grimani Morosini cade la nave. Questa idea è nata dal fatto che abbiamo avuto dalla regione, diciamo, il logo che è stato creato appositamente per il centenario, e noi siamo stati i primi ad inaugurarlo. Ogni anno noi facciamo questo itinerario della Castellana e l'argomento principale quest'anno è stata la Grande Guerra. La Castellana 2014 è iniziata con la sfilata dei bersaglieri, con ricordo ai caduti e con l'alza bandiera. Al palco delle autorità si è parlato di pace, ricordando che questa passa anche attraverso piccoli grandi cose come il rispetto altrui e i valori dell'integrazione. Noi dobbiamo ricordare il dolore, ricordare la fatica, ricordare la sofferenza di chi era lontano e di chi aspettava e non ha trovato chi è ritornato. E quindi trovare i modi perché questo diventi memoria e rimanga fortemente radicato nella nostra mente, perché appunto il tempo da oggi in poi sia tempo di pace, lo diciamo in tutti i modi, deve passare attraverso il dialogo tra i popoli, deve passare attraverso il concetto di accettazione di diversità come valore di forza fra le persone, e quindi deve essere il nostro motto sempre: pace, pace, pace. Una giornata importante, la giornata che noi commemoriamo, perché non è una festa. Ricordare una guerra non può mai essere una festa,
Noi commemoriamo dei defunti e commemoriamo delle persone che hanno rinunciato alla propria vita perché noi potessimo vivere in libertà. Abbiamo tantissimi ancora conflitti nel mondo, micro conflitti, grandi guerre, più piccole e grandi, che noi dobbiamo eliminare con forza, con la forza della nostra cultura, perché la libertà passa prima di tutto nel rispetto dell'identità, nel rispetto della persona, nel rispetto dell'altro, anche nelle piccole cose di ogni giorno. Quando io parcheggio la macchina e occupo 3 posti e rubo la libertà ad altre 2 persone di avere la possibilità di parcheggiare, sono anche da queste piccole cose che nasce la cultura della libertà. Libertà e pace, applaudiamo la libertà e la pace. Poi, ogni 35 minuti, gruppi di cittadini hanno potuto ammirare le bellezze della villa e del suo parco, rievocando alcuni momenti della Grande Guerra attraverso illustrazioni, proiezioni di filmati, canti popolari, l'esibizione di alcuni figuranti del gruppo Grigio Verde del Carso e una mostra che sarà visibile fino a domenica 18 maggio. 12 anni fa abbiamo fondato la Ghirba, con 10 soci, 11, e in tutti questi anni siamo stati chiamati in diverse associazioni degli alpini, quella di Bassano, di Bergamo, sui raduni nazionali degli alpini, Asiago. Il nostro lavoro è quello di andare in cerca di reperti, non facile, e per farle vedere alla gente che cos'è anche la bruttura della guerra. Vogliamo ricordare e portare la memoria. Andiamo anche per le scuole, insegniamo, facciamo vedere i reperti. Io adesso che sono in pensione, a malcontenta del comune di Mira sempre, gestisco un piccolo museo in un'aula concesso da 8 anni fa dal comune di Mira. Siamo un gruppo storico di Ronchi, tutti volontari, che cerchiamo di ricordare la Grande Guerra. La passione è partita così, degli amici sono ritrovati con una passione sia per la storia, che sia anche per la vita dei nostri nonni che erano, purtroppo sono morti sul fronte, e piano piano cerca di simulare delle cose sempre più veritiere per riuscire a fare le divise più fedelmente possibili al periodo. Ne vogliamo solo ricordare i nostri caduti che hanno fatto qualcosa per quello che abbiamo adesso, la speranza che queste cose non succedano più, che rimangano solo nella storia e che il mondo, diciamo, riesca a vivere tranquillamente in pace come si spera che vada avanti. Il ricordo di quei terribili momenti deve essere un importante messaggio per i giovani. Penso che è bello ricordare la nostra storia, bello ritrovarsi insieme a scoprire da dove, quali sono le nostre radici, da dove veniamo e capire su che cosa possiamo lavorare per costruire un futuro migliore per tutti, insieme con tutti i popoli, con tutte le persone di questo mondo. Abbiamo ancora la fortuna di avere delle persone che possono testimoniare e che possono trasmettere dei valori alle generazioni che poi ci saranno e nel nostro futuro. E queste sono delle vere e proprie opportunità. La giornata di oggi credo proprio che sia questo, che sia un'opportunità per i ragazzi e per i giovani di vivere il territorio, di conoscere i beni preziosi che abbiamo all'interno del nostro territorio e poi naturalmente di poterli anche tenere e custodirli per poi conservarli nel tempo quando saranno dei veri adulti come noi. I giovani devono pensare a quello che è stato e riflettere in modo particolare su cosa è la guerra, perché la guerra, diciamo, è distruzione, dolore per tutti, specialmente per i giovani. La pace invece costruisce le società, unisce i popoli, unisce le culture e fa vivere sicuramente in modo migliore questo mondo che deve essere sempre di più, secondo me, solidale per poter crescere bene e per poter educare alle generazioni che ci saranno.